remorchiatore. Uscita dalla diga foranea del porto di Livorno, la MSC Madrid, con un rimorchiatore a prua, la nave non è completamente carica, infatti la linea di galleggiamento potrebbe ancora rientrare almeno un 3 metri circa, mentre alla coda c'è un rimorchiatore in senso contrario, in modo da non fare sbandare la nave e tenerla sulla verticale per l'uscita nel foraneo. Faccio in tempo a salire su, perché qui c'è la torre di controllo del porto, e potrei anche fare un salto su alla terrazza per vedere praticamente il movimento. Ora ci provo. Qui invece abbiamo la Celebrity Revelation, una nave. Proverò ora ad arrivare fino a su per vedere se riesco a riprendere. Sono costretto a bloccare, ma io mi infiltro da qua. Salgo da qui. Eccolo lì. Piloti. Il sole Yacht Club Livorno, e da qui posso vedere da una posizione privilegiata l'uscita. Dal porto. Ora la fermo così.
a nuotare. RMSC Madrid, chissà dove sarà diretto. Che manovra hai visto? Mamma mia. No, perché il si appare, no, c'è tutta una manovra che stanno facendo, c'è il rimorchiatore di prua che va in là e questo rimorchiatore che prima era in asse con la nave si è spostato da questa parte perché ora deve fare la curvatura per uscire dalla diga foranea. Io l'ho seguita da lì, ho fatto tutto il video. Ed era in asse prima, no? Per uscire. Sì, poi sì, ora qui deve curvare. È là che serve il rimorchiatore adesso, per farla girare. Sì, per farla girare. Ma anche di là serve per dargli. Perché quando era in quella direzione, quel rimorchiatore tirava indietro praticamente. Per dargli. Come dire, per farla andare dritta. Ah, se no non ci andavo, ho capito, per indirizzarla. Per non farla sbandare di poppa, sì, c'è questa forza sempre inferiore a quella di trazione in avanti, però gli dà la posizione di verticalità rispetto all'asse che devono prendere. Tutta una manovra, uno che non le sa sta cosa. Ora dovrebbe curvare per uscire, perché da lì poi si esce. Infatti sta ruotando per uscire. Tre rimorchiatori io ho due, no, solo due. No, finora sono stati due, ora ne è spuntato un altro. Ne è sbucato un altro. Ma
perché si è messo gli angoli degli scogli per fargli da perno? Sì, perché praticamente siccome c'è la foremia, tutte le operazioni che fanno qui, fanno il rimorchiatore e c'è un pilota che è partito da qua, sì, il gruppo pilota. Per portarla fuori. Perché quando una nave entra in porto ci vuole il pilota. Ci vuole il pilota, sì, anche sì. Per esempio nello stretto di Messina, quando una nave attraversa lo stretto di Messina. Ci vuole il pilota. Si affianca una pilotina, monta un pilota, va al timone e governa lui la nave. Sì, sì, perché conosce i fondali. Perché conosce la situazione. Poi una volta che passa il punto scende, io l'ho ripreso proprio, non lo sapevo. No, questo rimorchiatore qui. No, questo qua non c'entra niente. Non c'entra niente, sì, ma è un marcendito dei fatti suoi. Oramai è fuori, sì. Sì, sì, ora tra un po' la molleranno. Arrivederci. Arrivederla. Abbiamo assistito alle operazioni.